Come avete vissuto questi 3 mesi, 4 mesi di lockdown, di emergenza sanitaria e quali sono state le iniziative messe in campo dall'amministrazione? Sono stati 3 mesi brutti come tanti posti d'Italia. Noi abbiamo avuto parecchi casi, se ne contiamo quasi una quarantina, quindi su una popolazione come la nostra, come è stato detto, 3.600 abitanti, è stata una situazione piuttosto impegnativa. Ci sono stati anche 3 decessi, soprattutto nel primo periodo, che hanno colpito particolarmente, hanno instaurato un clima effettivamente molto pesante in paese, anche perché si trattava di persone conosciute, note e neanche, diciamo, anziane in maniera particolare. L'abbiamo vissuta come tutti i comuni che si sono trovati coinvolti in questa situazione, cercando di affrontarla a viso aperto, con molta serenità, con molta fermezza, con molta determinazione. Abbiamo messo in campo una serie di azioni dall'istituzione immediatamente di un canale Telegram che era necessario per la comunicazione che davo tutti i giorni, a una doppia distribuzione di mascherine che abbiamo utilizzato anche acquistandone direttamente quando in un primo momento mancavano, la distribuzione dei buoni spesa, l'istituzione di un servizio per la distribuzione della spesa agli anziani e un servizio anche per recapitare nelle abitazioni e le farmacie, insomma Certo. tutte quelle azioni che i comuni hanno cercato tutti di mettere in pratica, perché effettivamente è stato un periodo per chi l'ha vissuto estremamente significativo anche come esperienza personale, ma estremamente impegnativo da un punto di vista dell'amministrazione e del coinvolgimento anche umano che questo determinava. Certo, assolutamente. Ecco, e invece adesso che siamo in piena fase 2, insomma, quali sono i progetti in cantiere per questa seconda parte del 2020 per il comune di Bosco Chiesa Nuova? Ma guardi, noi abbiamo avuto proprio ieri sera una riunione con le nostre associazioni perché cercheremo il più possibile di mantenere quelle che sono le normali attività di bosco. Ricordo che peraltro faremo, come abbiamo cercato sempre di fare, l'ambiente sarà la nostra forza, perché con gli spazi che ci sono in montagna e lessine, in particolare a bosco, sicuramente sarà una possibilità che diamo agli escursionisti, a chi ci vorrà raggiungere, alle famiglie, è importante. A questo si aggiungono le strutture sportive che abbiamo, la palestra, la piscina che è aperta da tempo, con ampi spazi esterni dove quindi è anche possibile trascorrere delle ore in compagnia. È una notizia che non do ancora, ma insomma stiamo cercando con Alessandro Anderloni di mantenere almeno l'apertura del Fit Festival, anche se per forza di cose in maniera ridotta, ma ne daremo notizia appena avremo le idee, le certezze, e Certo. quindi abbiamo una montagna di seconde case che probabilmente, quello che ci dicono, quello che sembra in questo momento, saranno tutte aperte e abitate, per cui non mancherà senz'altro l'affluenza neanche quest'anno, che potrà usufruire dei servizi, dei ristoranti, dei rifugi che stanno attrezzandosi tutti nel migliore dei modi.